Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ho perso il treno, strano! C'è la presentazione del nuovo phone di Dyson, un phone super figo, lo vedrete poi dopo. Oggi pomeriggio dovrei avere qualche press day, non me lo ricordo, e poi stasera invece c'è un evento. Sono arrivata da poco in albergo, mi sono messa abbastanza comoda, anzi molto comoda, e adesso lavoro un po', mi occupo di due cose e poi verso le, non mi ricordo più se 18 o 19, andrò all'evento organizzato dall'ufficio stampa con Nexia, la presentazione del nuovo asciugacapelli Dyson Supersonic. Ragazzi, è spettacolare. È veramente, veramente spettacolare. E il design è di un altro pianeta perché è veramente leggero, maneggevole, facile da utilizzare e poi è potentissimo, però potete metterci i capelli dentro. I capelli dentro. Buonasera, gente. Sto andando all'evento di Connexia, volevo vedere il mio outfit. Qua ho la mia bustina. Adesso ci mettiamo bene. Che mi hanno dato, non lo sopporto più sto rumore. Stasera inizia X Factor, yeah! Questi due gli storytellers me li ricordo, c'erano quando siamo andati noi a vederli a Torino. Ma che gente c'è, ma che gente c'è, questo l'abbiamo visto noi dal vivo, è stato raccapricciante. Questa è stratosferica. Buongiorno, sto andando a lezione. Subito dopo lezione siamo andati con un gruppetto di ragazzi a fare l'aperitivo. Sotto nei commenti, com'è che dite? Ho i capelli da pazza. Se in effetti. Io mi sono persa. Sto andando adesso alle ore 16 a prendere il treno perché mi sono fermata a mangiare con Gaia e io ho perso il treno. Siamo al Ministero della Pop. No, ma tipo al fiofino. Questa per me è una cosa che fanno. Cosa vuol dire che diciamo? Diciamo che siamo qui a testare il cibo Abbiamo anche il cibo di come si chiama? La fiore? Per me è Alexia. Grazie. Siamo venuti a testare la cucina del bistro. Ma perché siamo... Ora lo possiamo
della BAU incomincia il tirocinio. Una nuova opportunità di lavoro fra 2 settimane, te ne parlerò poi meglio nei prossimi giorni. Allora, siccome non andiamo mai a mangiare fuori, allora stavolta andiamo a provare questo posto. Brindisi a questa nuova esperienza. Alla BAU che incomincia a lavorare. A lavorare da dipendente. Abbiamo appena finito di mangiare. Io non mangio. E abbiamo avuto una spiacevole sorpresa. Siamo sempre la COP. Ci piace. Scritto. L'hai letto? Tutto buono. Ma lui prende la tagliata con la salsa di funghi. Io gli avevo appena detto, io tra l'altro gli avevo appena detto della mia amica, di una mia amica a cui era successa la stessa cosa. Infatti lui ha guardato bene, cosa trova? Un verme. No! Gliel'ha mandata indietro, gliel'hanno riportata una nuova ovviamente, senza salsa. Quindi era una tagliatina normale, anche un po' triste, no? No, però non è tanto il caso del frutto. Arriva all'ora del momento del coso, del conto. E gli portano lo scontrino con la tagliata a prezzo pieno. Ora, non per fare proprio io rompiscatole, però giustamente io mi trovo un verme che è l'ultima cosa che aspetto che almeno tu cameriere, non so, venga, ti scusi, anche un po' mortificato. No, questa ha detto più che scusarsi, ah no, ma perché erano freschi, preferiamo rischiare, però i funghi freschi. Andiamo a pagare, lui dice, la tagliata però era senza salsa, no? Scusate, però. Ah, sì, posso offrirmi il caffè. Hai qualcosa da dire? Ma cosa da dire? Che sono vergognosi, perché io una figura di merda così non me la farei. Perché adesso io ci faccio una brutta recensione. Perché allora, io normalmente se voglio mangiare i vermi prendo il caso sardo. Ma so già che ci sono i vermi. Proprio che già. Sì, proprio senza capelli.